Ciao a tutti, ci siamo quasi per la diretta, mancano ancora pochi minuti. Intanto mi stanno chiedendo per domenica, se volete manteniamo la lezione di domenica. E direi che l'attrezzo lo devo ancora decidere. Abbiamo fatto una domenica la corda e la domenica dopo la sedia. Direi che domenica ci penso un attimo, potete mandarmi delle proposte, avevo idea di fare una cosa diversa ancora. Però devo un attimo sperimentarmi, ok? Spero che qualcuno di voi stia leggendo il libro che vi ho consigliato di Pilates. Il libro è Return to Life, Ritorno alla vita, e vi ricordo che ci sono tutti i principi della tecnica. I principi della tecnica che sono concentrazione, fluidità, precisione, controllo, ma anche la visualizzazione, che sono i primi 5 minuti della lezione, quella che chiamiamo la Bibbia posturale, importantissimi da fare. Quindi adesso attivo anche la diretta Instagram e poi partiamo. Bene, c'è Daniele, c'è Mary, arrivano, c'è Titti, devono arrivare tutti, vi aspettiamo un attimo, intanto attivo l'altra telecamera, sto diventando più brava. Vorrei provare a spostare le lezioni su una pagina e non sul mio profilo. Vediamo se ci riuscirò come mission, non so. Ok. Ci siamo. Ciao Ilaria, aspettiamo ancora qualche minuto. Tanto sentite la musichetta, spero che si sente la voce. Ho messo l'audio abbastanza alto. Ok, perfetto. Sapete che le lezioni rimangono registrate sul profilo Facebook. Ma le sto anche registrando su YouTube. Quindi, se avete bisogno voi del link, li metterò per il momento nella pagina Studio Pilates, anzi Pilates Studio, dove poi riceverete anche l'evento. Ma vediamo se spostarvi dirette lì perché è un po' più comodo e sembra che si riesca a fare sinergia. Quindi, un po' presto, aspettiamo un attimo, tanto ci scaldiamo un po'. Mi raccomando, stavo dicendo e stavo raccontando che la parte più importante rimane comunque i primi 5 minuti in piedi. Perché? Perché la Bibbia posturale, cioè quello che noi andiamo ad attivare in questi minuti, è un po' la parte più importante che dobbiamo portare nella vita quotidiana e quindi ogni tanto dobbiamo sperare di aggiustarci. Allora, intanto che siamo qui, sposto la testa sinistra l'altra volta, faccio scivolare il piatto dopo, vedete che ne metto due perché sono piccoletti. Partiamo, dopo in anticipo, ma intanto partiamo con un esercizio. Visto che non abbiamo ancora attivato i muscoli, cominciate a respirare, e semplicemente spostare il peso sul piede destro e sul piede sinistro. Andate a oscillare con le mani lungo i fianchi, tirando bene il vostro bustino. Non siete in ritardo, iniziate con dei piccoli esercizi di riscaldamento e propriocezione. Dobbiamo ancora attivare la Bibbia posturale. Quindi fa un minuto semplicemente di attivazione. Ok, sempre il bustino forte e poi andiamo a sbilanciarci in avanti e indietro. Ovviamente esplorate il vostro equilibrio senza cadere. Ok, perfetto. Ora disegniamo dei piccoli cerchi, quindi esploriamo tutti i punti che abbiamo trovato prima solo lateralmente, poi solo avanti e indietro, adesso li andiamo a esplorare tutti. Inspiro ed espiro. Ottimo, e inverto, giro dall'altra parte. Descrivo dei cerchi, sempre col bustino forte perché ancora non abbiamo attivato la Bibbia posturale. Chi di voi è un po' più esperto,
può già attivare gli altri muscoli. Adesso mi interessa il bustino. Mi interessa sentire il peso del corpo che si sposta. Perfetto. Allo scoccare di 18:30 precise nell'orologio, andiamo alla ricerca di un filo che ci allunghi su al soffitto, che ci faccia percepire la nostra colonna vertebrale come più alta e più leggera. Quindi sentite questa sensazione di crescere verso l'alto. Ormai lo sapete, dobbiamo acquisire la retrazione del mento e quindi affondare il mento verso la gola, cercando di far sì che la testa vada sul piano delle scapole e cercando di allungare la cervicale, un po' come se il collo potesse uscire dalle spalle e la testa dal collo. Andiamo poi a cercare i muscoli sottoscapolari con una piccola salita che è ormai in corsa delle spalle verso le orecchie e la fase attiva marcata che è la discesa delle scapole in tasca. Fate questo movimento per alcune ripetizioni fino a fermarvi nel punto dove sentite le scapole più basse, più centralizzate, più incollate alla schiena stessa. Vi ricordo che le scapole, immaginate che le mie mani siano le vostre scapole, fanno un movimento definito a campana. Quindi, quando tiro sulle spalle salgono, quando scendono, scapole in tasca, le scapole si abbassano, si centralizzano e si incollano alla schiena stessa. Mi raccomando, la salita non marcate la contrazione del collo, del trapezio, ma questo che è già un atteggiamento che facciamo, soprattutto se dovete stare molto a computer, giù le scapole. Scapole in tasca o nocciolina stretta tra la punta delle scapole, petto aperto o due puntini ai lati dello sterno che si allontanano, braccia rilassate, spalle lontanissime dalle orecchie. Andiamo ora a cercare il trasverso dell'addome con il nostro bustino. Stringo il bustino sul mio punto vita, la pancia diventa piatta, la schiena diventa leggera, i fianchi diventano belli compatti e poi rilasso. Stringo il bustino, pancia piatta, schiena leggera, fianchi compatti e alletto il bustino. Stringo il bustino e allento. Trovo una tensione che sia sostenibile a lungo. Vi ricordo che per essere più forte questo bustino possiamo immaginarlo sotto al primo strato di muscoli. Quindi più in profondità, in modo che il suo contenimento ci contenga, ci sostenga maggiormente i visceri e sostenga maggiormente la schiena. Circa il 60% della nostra contrazione massima ho la pancia più piatta possibile, la schiena alleggerita e sempre le scapole in tasca. Andiamo a attivare il pavimento pelvico, la rete. Sbilanciamoci sulle punte dei piedi, tenendo le ginocchia sbloccate. Spingiamo via il pavimento e abbiamo quella che sia una spinta di azione di reazione alla gravità, ground reaction force, okay? Che è come un peso che è di ritorno al bacino. Quando questo peso ritorna, lo andiamo a raccogliere con una rete immaginaria che prima si intreccia e poi si tende e sale. E questo è il pavimento pelvico. La sensazione di fare uno starnuto, meglio non dire il colpo di tosse, di fare uno starnuto, ok? O di trattenere la pipì e poi di rilassare. Ancora, sposto il peso sull'avampiede, ma i talloni rimangono attaccati, non vado sulle punte. Solo sposto il peso sull'avampiede, sblocco le ginocchia, spingo via il pavimento, reagisco alla gravità, raccolgo il peso e lo tengo con contenuto verso il soffitto. Quando contengo questa rete, la immagino da agganciare al bustino, sempre con le ginocchia sbloccate. Ok. E poi rilasso. Andiamo a abbinare tutti i muscoli posturali insieme. Vado sull'avampiede, sblocco le ginocchia, spingo via il pavimento, il peso sale, lo vado a contenere con una rete che prima si intreccia e poi si tende. Non troppo tesa. Tesa, QB, quanto basta. L'aggancio al bustino, a loro volta il bustino, a sua volta il bustino va a tirare le scapole in tasca. Tutto questo sistema di tiranti viene alleggerito dal filo che mi allunga il soffitto.
sono in posizione neutra, stessa posizione quando sono partito, il muscolo posturale è attivo, il mio corpo è più forte, reagisce alla gravità e non si appoggia. Mani sopra le ultime coste, dita media a contatto, ormai sappiamo che il respiro si chiama respiro toracico. Andiamo a inspirare contando fino a 5 e poi espiriamo contando solo fino a 5. Inspira ed espira. Mi raccomando, continua a respirare provando a tenere l'inspirazione lunga fino a 5 secondi anche se compare la apnea e comincia a velocizzare l'espirazione, non fare l'effetto palloncino troppo lungo. Inspira, soffia, ti ricordo che il petto e la pancia devono rimanere fermi. Questo è il respiro che ci consente di mantenere i muscoli posturali attivi e di fare un respiro profondo. Quindi non è un respiro di pancia, è un respiro toracico a trasverso bloccato, quindi a bustino attivo. Andiamo a riprendere la sequenza di equilibrio di lunedì. Oggi faremo un piccolo ciclo di gambe e poi proveremo a allineare anche le braccia. Quindi vi chiedo di portare le braccia a lettera V. Mi metto in ginocchio perché nella telecamera di Facebook non ci sto, voi dovete stare in piedi, ma dovete fare semplicemente su e giù con le spalle, ok? Le braccia tese con una bella lettera V, non andate a piegare i gomiti. Allora, su, tira l'addome e giù, sblocca le ginocchia, su e giù. Quello che dobbiamo evitare durante le sequenze è che le braccia siano più basse, ok? Devono stare quanto tipo l'altezza delle orecchie più o meno qui. E dobbiamo evitare che le spalle salgano, sempre spalle lontane dalle orecchie, così abbiamo un bel lavoro del gran dentato, dei muscoli della spalla e del tricipite. Giù le braccia, andiamo a riprendere la sequenza in piedi, inspiro e salgo sulle punte. Se me la sento chiudo gli occhi, poi li riapro e scendo sui talloni. Avevamo fatto esplorazione nello spazio dietro con la gamba destra, poi dopo siamo tornati al centro e fuori. Io no, ho solo sfiorato il pavimento, non state a appoggiare il peso anche sulla gamba destra, poi tira l'addome e passa per il centro sfiorando il pavimento senza dargli peso e andre, senza cadere, ma state belli dritti col sedere in fuori, le crestelle anche allineate. Ottimo, giù le braccia e giù il piede. Saliamo sulle punte dei piedi, talloni uniti, ginocchia sbloccate, glutei stretti, bustino forte. Andiamo giù, prima scusate, chiudiamo gli occhi, se ce la sentiamo, spingi bene il peso sia sul primo che sul quinto dito, poi apriamo gli occhi e torniamo sui talloni, andiamo dietro con la gamba sinistra, lavora la gamba di terra che è sbloccata, passo per il centro senza appoggiare il peso ed esco, e passo per il centro, 100, senza cadere col bacino dalla parte della gamba sollevata, giù le braccia e giù il piede. Ok, dobbiamo inserire le braccia, quindi nel momento in cui andiamo a portare la gamba dietro proveremo a mettere la lettera V delle braccia. Inspiro e salgo, talloni uniti, ginocchia sbloccate, pancia forte, glutei stretti, filo che mi allunga il soffitto, ovviamente il bustino forte, provo a chiudere gli occhi. Apro gli occhi, vado sui talloni, sposto il peso sulla gamba sinistra, porto dietro la gamba destra, mentre le braccia si allineano a lettera V. Sempre il ginocchio sbloccato, la pancia forte. Sentite come lavora la gamba di terra, tengo il bustino. Prova a tenere le braccia in alto, difficile, eh? Passa per il centro, non piegare i gomiti, e esci fuori.
Se non ce la fai, riapri le braccia qui. E poi torno al centro, sfiorando sulle braccia, bacino allineato, sedere in fuori, braccia tese, scapola in tasca, giù piano piano le braccia, vedete che passo per il piano frontale, ok, quindi davanti, giù la gamba destra e di nuovo sulle punte. Talloni, dietro con la gamba sinistra, non vi ho fatto chiudere gli occhi, ma va bene lo stesso. Dietro, occhi aperti, adesso mi raccomando, dietro braccia sollevate, sblocca la gamba di terra, torna per il centro senza appoggiare il peso, quindi libera la gamba sinistra e vado fuori. Tira bene gli addominali, il bustino, abbassa le spalle e poi piego il ginocchio e vengo con la gamba in andre, dallineo il bacino, sedere in fuori, controllo le spalle lontano dalle orecchie, scendo con le braccia sul piano frontale e l'appoggio. Ottimo, lo rifacciamo se volete mettendo un accento nella discesa delle braccia o nei cambiamenti di posizione, molto difficile, quindi possiamo anche farlo, ribadisco, sia con le braccia allineate alle spalle, questo è già un livello più alto, sia senza fare l'accento. Sollevo sulle punte, talloni, uniti, ginocchia sbloccate, pancia forte, prova a chiudere gli occhi. Le braccia, ti ricordo, devono toccare come due punti lontani. Spalle basse, apro gli occhi, scendo sui talloni. Sulle braccia, dietro con la gamba destra, sblocca un po' il ginocchio del sinistro, tira l'addome, passa sbloccando il ginocchio, esci fuori, spalle basse, pancia forte e centro, giù bene le spalle, sedere in fuori, bustino forte, giù le braccia, ok, e giù il piede. Ancora sulle punte, braccia che toccano come due punti lontanissimi nella vostra stanza, chiudo gli occhi, unisco i talloni, tengo il peso bilanciato tra primo e quinto dito, riapro gli occhi, scendo sui talloni, vado dietro con la gamba sinistra in alto con le due braccia, sbloccato. Il ginocchio destro con la punta leggermente aperta verso l'esterno, vado fuori, sempre con la gamba sinistra, vado in andred, allineo le creste iliache, sedere in fuori, non cadere col bacino, giù le braccia e giù il piede. Perfetto, lo rifacciamo solo un pochettino più veloce, uguale, senza chiudere gli occhi. Quando sono sulle punte, inspiro, salgo, espiro, scendo, sulle braccia dietro la gamba destra, passo fuori, vedete che facendo in velocità è un pochettino più difficile mantenere l'equilibrio durante gli spostamenti sulle punte, giù sui talloni. Dietro con la gamba sinistra e sulle braccia e fuori e andred, giù le braccia e giù il piede. Perfetto. Andiamo nella parte più corta del nostro materassino per fare la parte del push-up. Quindi dobbiamo andare sul nostro materassino e per arrivarci solo togliamo un po' piano la schiena. Quindi partiamo e andiamo giù pian piano con le braccia morbide fino ad arrivare il più in basso possibile con le ginocchia distese e il sedere il più possibile allineato con i talloni. Non state indietro, perché dietro di me è uno specchio, non devo andare indietro. Ipoteticamente dovrei stare col sedere e i talloni allineati, ok? Quindi in avanti, in avanti, in avanti. Rilasso la testa e
rilascio le spalle. Molto bene, vado a camminare sul materassino. Passiamo, se riusciamo, per questa posizione di lettera V o casetta, cercando di tenere i talloni più possibili vicino al pavimento. Appoggiamo le ginocchia, allineiamo il busto, quindi non andate indietro come da fare la telecamera, voi semplicemente andate in avanti col bacino, le mani più larghe delle vostre spalle, allineate con le spalle, quindi non troppo avanti, non troppo indietro, allineate. Tra la testa e le ginocchia ci deve essere una linea unica. Posso anche stringere un po' i glutei, ma assolutamente devo attivare il bustino. Ricordiamoci che dobbiamo andare giù piano piano contando fino a 5 e tornare su piano piano contando fino a 5, senza piegare la schiena e senza spiaggiarci, no? Senza cadere. Andiamo piano piano giù, inspiro 1, 2, 3, 4, 5, espira 1, 2, 3, 4, 5, ottimo, tiro l'addome, posso andare a stricciarmi un pochino dietro anche con le braccia distese, così allungo un po' i pettorali. Durante la salita farei anche un pochettino di schiena curva, quindi andiamo a allungare eventuali tensioni che siamo bravissimi, che abbiamo creato nella zona lombare. Appoggio le mani a terra, stacco le ginocchia e piano piano stendo le ginocchia, ma sempre con le ginocchia sbloccate, tiro l'addome e lentamente sali su. È il primo push up che ho fatto. Quindi casetta in più durante la discesa. Vado giù. Siamo alla seconda ripetizione di 5. Rimani stretching, rilassa le braccia. Cammina in avanti. Viro lisciata o tetto della casetta. Perfetto. Appoggio le ginocchia. Apro le mani più larghe delle spalle, allineo come un piano inclinato dalla testa alle ginocchia, tiro l'addome e vado giù piano piano. Uno, cercate di frazionare la discesa, cioè 5 piccole parti per avvicinarci a terra. 1, 2, 3, 4 e 5. Stessa cosa nella salita. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Non dobbiamo fare che in un movimento abbiamo occupato tutto lo spazio. Ricordatevi che non dobbiamo togliere il peso spostando il sedere indietro, l'esercizio deve essere sempre molto intenso, altrimenti lo stiamo facendo male. Mani alle ginocchia, stendo, srotolo la schiena. Su, perfetto, terza ripetizione di 5, scendo giù, meno male mi sto scaldando, oggi c'è più freddo, anche nevicato nel nostro impegnino, tetto della casetta, appoggia se riesci bene i talloni, spingi il bacino in alto, cerca di allineare il più possibile la schiena, appoggia le ginocchia. Allontana le mani aprendo le più larghe delle spalle. Ecco qui, ricordatevi che il sedere non è su, è allineato, la pancia è forte, vado giù piano piano, 1, 2, 3, attenzione a non appoggiarvi per terra, altrimenti non si viene più su, devi solo sfiorare il pavimento e risalire sempre in 5 tempi. Anche la posizione della testa non deve cadere, non deve essere forzati in avanti, sempre tutto allineato. Ricordati che durante la salita non devi portare via il sedere, perché se porti via il sedere vai, togli il peso sulle braccia, che è comodo ma ti fa allenare meno. Ricordati che cos'è che devi sentire. Devi sentire sempre i pettorali, il tricipite, cioè la parte posteriore del braccio,
e il bustino. Stendo le ginocchia e torno su. Siamo alla quarta ripetizione, credo. Sembra perso il conto. Non riesco a contare fino a 5, incredibile. Chiacchiero troppo. Ok, in avanti, cammino, cammino, cammino. Virgolata. Appoggio le ginocchia. Apro le braccia, avanzo col bacino, andiamo giù, 1, 2, 3, 4, 5, fuori l'aria, schiglio via il pavimento, 1, 2, 3, la faccia può essere quella sofferente, vuol dire che lo state facendo bene, 5, allungo dietro, schiena curva, appoggio i piedi, srotolo la schiena, la prossima e l'ultima, quindi non torneremo in piedi, ci fermeremo giù alla terzina. Ok, giù piano piano. In avanti col bacino, virgolata. Cerca di tenere i talloni in appoggio a terra, appoggia le ginocchia, divarica, mettiti in allineamento, andiamo giù piano piano, 1, 2, 3, 4, 5, spingo, 1, 2, 3, 4, 5, allungo dentro, schiena curva. Qui ricordati con il naso di guardare l'ombelico in modo che si allunghi anche il tratto cervicale. Ok? Ci sdraiamo sul fianco. Abbiamo gli esercizi per il gluteo. Ricordiamoci che abbiamo fatto su un unico piano, che mi può andare bene lo stesso. Oggi proviamo a fare una diagonale. Se non riesco a farvela vedere bene, mi girerò e vi farò vedere durante l'esecuzione il movimento della gamba. Perché dobbiamo allinearci come solito sul fianco e staccare tutte e due le gambe come a disegnare la coda di pesciolino. Ok? Questo, allineiamo bene la testa e solleviamo un punto vita. Prima di partire devi sicuramente attivare il bustino e trovare un buon allineamento. E poi stringere i glutei, tutti e due. La gamba sotto deve essere forte come la punta di un compasso. Uno dei due bracci quello che sta fermo nel centro, ok? L'altra si muove e quella sotto sta ferma al centro, quindi forte. Perfetto. Il movimento classico che abbiamo fatto, con la gamba sotto sollevata, se è possibile, è salita e discesa col piede a martello, ok? Quindi salgo e scendo, salgo e scendo. E mi va bene, mi provo a mettere dall'altra parte, così dovreste vedere ora la linea che disegna la gamba. Oggi vi chiedo, dopo aver fatto 8 di questi movimenti, di provare, invece di disegnare una linea su un piano, di disegnare una diagonale. Quindi andremo in avanti in basso e indietro in alto senza muovere la schiena. Quindi in avanti in basso e indietro in alto, in avanti in basso, indietro in alto, senza leccare la schiena. Vado davanti alla gamba sotto in discesa, vado dietro alla gamba sopra in salita, tenendo fermo il bacino e immobile la zona lombare. Quindi vado giù col piede a martello e vado su col piede a ballerino, questo del piede. Potete anche non farlo, insomma, l'importante è disegnare la diagonale. Sentite come si viene attivare meglio il gluteo, soprattutto in fase di salita, stringo i polloni e poi scendo. Ok, quindi la diagonale continua indietro e in avanti, indietro e in basso avanti, senza perdere l'equilibrio del bacino e cercando di mantenere sempre l'allineamento
delle anche, il passaggio sotto il punto di vita, l'attivazione dell'addome e l'allineamento del collo. Comincia a sentirsi, su e avanti, su e avanti. Questo perché si sente di più? Perché il nostro gluteo esprime meglio la sua capacità di movimento, che in realtà lui riesce a fare una bellissima diagonale, perché è un muscolo complesso che fa più movimenti, l'estensione dell'anca, la extrarotazione e l'abduzione, quindi la diagonale è un movimento che lo fa esprimere meglio. Comincerete a lamentarvi, spero, cioè io comincio a sentire il piragnetto che mangia il gluteo, tiriamo ancora l'addome, quando sentiamo che non ce la facciamo più, facciamo un'altra ripetizione. Tira il bustino, non deve essere solo qui l'esercizio, ma deve essere anche globale, di controllo. Eccoci qui, uniamo i talloni insieme, spero che tutti abbiate sentito questa sorta di acido lattico che si forma, unite i talloni, tirate bene le punte, se è possibile, senza far venire i crampi, e decollate su, uno, e accompagna la discesa, due, entra in ballo di più la gamba sotto, che lavorerà con l'interno coscia, con gli adduttori, si sente il lavoro sul fianco, continua a rispondere il gluteo. Non buttare via l'esercizio, sali e mantieni la discesa, sali e mantieni la discesa, sali e mantieni la discesa, sali e mantieni la discesa. L'ultimo, sali e stai qui, stacca il braccio, appoggialo sul fianco, senti il tuo corpo forte ma allo stesso tempo leggero, trova il passaggio sotto il punto vita, stringi il bustino, attiva la rete, scapola in tasca, glutei stretti, ricordati piedi, coda di pesciolino e riposa. Piega la gamba in alto e riposa. Qui diciamo che questo è la vera sensazione di acido lattico. Quando noi abbiamo risentimento muscolare, 24-48 ore dopo l'attività fisica, non è l'acido lattico, è un altro effetto che si chiama effetto DOM. Okay, non è l'acido lattico è questo, è una scoria che producono i nostri muscoli, ma che viene eliminata subito in questo caso, abbiamo fatto 10 miliardi di esercizi, ok? Viene eliminata e quindi non deve esserci quel risentimento muscolare 24-48 ore dopo l'esercizio fisico, che è un'altra cosa, non questo effetto piramide, ok? Gamba sopra che si stende, gamba sotto che si piega, mi spingo ad appoggiare il gomito, unisco le due ginocchia e le allineo sotto il bacino. Diamo la side bend, l'esercizio sullo fianco, spalla allineata, mi allineo anche con tutto il corpo, quindi attenzione a non avere le ginocchia troppo in avanti, questo non deve fare un buon esercizio, allineo le ginocchia indietro. Abbiamo detto che per chi ha problemi di spalla è meglio tenere la mano in alto vincolata alla mano in basso, chi invece se la sente può tenere il braccio sul fianco, allineo anche la testa che non deve né cadere né voler guardare il mondo alla dritta anche se ci piace tanto. Ok? Quindi sempre, sempre bella allineata. Sul bacino, tirando l'addome e spingendo col gomito via il pavimento, immagina un filo che ti allunga e vai su da qui verso il soffitto, quindi è la parte, il fianco in basso verso la parte sinistra che spinge il fianco in alto, 2, 3, 4, 5, fermi su in alto, proviamo ad allineare il braccio, riappoggio il braccio, appoggio il fianco, aggancio la caviglia della gamba più alta, avanzo con la gamba in basso, mi vado a sedere e il braccio che era appoggiato sul pavimento si va a allungare sopra la testa disegnando un arco. Ritorno giù, appoggio, allineo,
Quindi puoi decidere ancora se hai male alle spalle di tenere le mani vincolate. Chi invece se la sente, toglie il braccio superiore, tiro l'addome, abbasso le spalle, allineo la testa, salgo su, spingo il fianco verso il soffitto, non spinge la spalla, il fianco sotto che spinge quello sopra, provo a staccare il braccio e allinearlo, torno col braccio, scendo senza appoggiarmi. Sfiero sul pavimento, su, sale il braccio, ritorno il braccio e scendo, e ancora su, sale il braccio, se hai le mani vincolate, ovviamente il braccio non si muove, su, sali, scendi, torna, su, sali, rimani più qualche secondo, giù il braccio, giù il fianco. Aggancio la gamba in alto, avanzo con quella sotto, mi siedo e allungo. Devi sentire allungare bene il fianco sotto, poi andiamo anche a rilassare la spalla. Ok, ci sediamo. Le gambe devono disegnare una piccola collina. Abbiamo il nostro solito cestino da picnic, mettete un po' un'arancia tra le caviglie, stringete una mela tra le ginocchia che non dovete far cadere, incastonate un diamante nell'ombelico, mettetelo in mostra, prendete un uovo, mettetelo in piedi, tramento e gola, non schiacciatelo e non lasciatelo cadere. Prendiamo un cestino tra le braccia, nascondiamo l'ombelico, con la schiena curva andiamo indietro, senza far cadere l'uovo ma neanche la mela. Tenete sempre il bustino forte, inspiriamo ed espirando veniamo su. Sempre schiena curva, 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 curva. Quando siamo quasi a sedere, fuori il diamante dall'ombelico, giù il cestino. Perfetto. Se te la senti lo facciamo più difficile, ma altrimenti va benissimo così e continuo a fare senza il mio invito di lavoro con le braccia. Sulle braccia. Nascondo l'ombelico con la schiena curva, vado dietro, se me la sento, sollevo le braccia, lettera V, senti che tremano gli addominali, riporto il cestino davanti al petto, tieni bene nascosto il diamante, rilassa le spalle e controlla di avere l'uovo. Durante la salita non fare cadere la mela, tienila stretta, la mela tra le ginocchia, sali, 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 fuori il diamante, appoggia il cestino. Terza ripetizione, prendo il cestino, rotolo la schiena piano 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 dietro, butto via il cestino, mi ritaglio un cestino pesante, lo riporto davanti al petto, nascondo per bene l'ombelico, rilasso le spalle, mantengo l'uovo, mantengo la mela, fuori il diamante, appoggio il cestino. Siamo al giro di buone, abbiamo altre tre. Nascondo, abbiamo aggiunto una ripetizione. Nascondo, tieni la mela, butto via il cestino, riprendo un cestino più pesante, controlla l'uovo, tira dentro l'ombelico, nascondo il diamante, tieni la mela con le ginocchia, sali piano piano, fuori il diamante, giù il cestino. Le ultime due sul cestino. Nascondo, se vuoi fare più fatica puoi anche andare un pochettino più giù. L'importante è che questo andare un pochettino più giù non comporti il fatto di spiaggiarsi, cioè di avere un procedimento, ok? Ho già lanciato il cestino, ne ho già ripreso un altro, intanto vengo su, fuori il diamante e giù il cestino, ultimo cestino gettato, diamante, decidi tu quanto puoi andare giù e se puoi lavorare con le braccia. Riprendo, se ti si spaccano i piedi vuol dire che gli addominali cominciano a essere stanchini, ok? Perché se i piedi fanno questo vuol dire che gli addominali sono stanchi. Perché lo facciamo con le ginocchia piegate? Fare questo con le ginocchia distese vuol dire far partecipare il flessore dell'anca. Quindi attenzione a fare gli addominali con le gambe distese perché vuol dire far lavorare con il muscolo iliopsoas, che non sempre bene, soprattutto perché ha problemi di schiena. Ok?
quindi attenzione in questo esercizio che fate con me, assolutamente per il momento le gambe piegate. Bene, ci sediamo, facciamo un attimo di stretching, poi andiamo a fare la side bend sull'altro fianco, quindi andiamo a lavorare un fianco che prima era stato a riposo. Quando siamo seduti in questa posizione dobbiamo cercare di portare il petto in fuori, la schiena piatta e di abbassare le ginocchia. Poi vorrei farvi scendere una gamba, un esercizio classico, e andare abbastanza lontano con tutte e due le mani. Cercate di tirare la punta del piede verso di voi. Se riuscite ad arrivare, vi consiglio con la mano di fare una pressione più o meno sotto al centro del piede, cioè sotto le dita, nelle teste dei metatarsi, ci sono come 5 noccioline più o meno relative alla terza. E tiro, 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 allungo la testa, rilasso le spalle, perfetto. Cercate proprio di tirare se ci arrivate il piede verso di voi, altrimenti rimanete dove arrivate. Cercate non tanto di andare giù con la schiena quanto di stendere il ginocchio. Saliamo dolcemente, facciamo un cambio, quindi l'altra gamba. Stendo il ginocchio, tiro la punta del piede verso di me, solo dopo senza fare la schiena curva. Cercate di rimanere con i due puntini ai lati dello sterno abbastanza lontani. Andiamo nel punto più lontano, se qualcuno arriva al piede non andate a flettere le dita o a tirare in questo modo, andate lateralmente a cercare quel punto, quello che dicevo prima, qui, terza nocciolina sotto la lunghezza delle dita, terza testa del terzo metatarso e cerchiamo di stare lì stendendo il ginocchio, allineando la testa, rilassando le spalle. Tiro, 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 mentre respiro, perfetto, e vengo su. Ok, andiamo a appoggiare l'altro gomito. Per chi ha problemi di spalla ne può fare meno, può tenere le mani vincolate, ricordatevi, no? Questo modo per tenere le spalle più protette. Ricordatevi di non avere questa posizione, altrimenti non salite, cioè questa posizione spiaggia, questa è posizione Pilates. Perfetto. Saliamo col fianco, potete decidere o il vincolo o il braccio lungo il fianco, scendo uno e salgo, testa allineata, fuori l'aria quando sali, sali, torna, sali, torna, sali, fermo su qualche secondo, allinea bene la testa, spingi via il gomito col pavimento. Spingi col gomito via il pavimento, ok? Riappoggio, aggancio la gamba sopra, avanzo con la gamba sotto, mi spingo a sedere e il gomito che era in appoggio lo distendo, disegnando un arco sopra la testa in modo da allungare il fianco che è stato motore dell'azione nella spinta del bacino verso l'alto. Torniamo giù, riallineiamo le ginocchia, decidete voi se vincolare le due braccia o se pure ve la sentite di staccare la mano più in alto e di lavorare, va benissimo non lavorare il braccio in alto, allineo la testa e le spalle, salgo, tiro l'addome, se riesco sul braccio, giù sul fianco e scendo sfiorando, non vado ad appoggiarmi, solo sfioro. E ancora su bene il bacino, sul braccio, riporto il braccio e sfioro, su il braccio, riappoggio il braccio e sfioro, e ancora su il braccio, sempre fortissimi col bustino, è già l'ultimo, su il braccio, ritorno al braccio, sfioro, mi appoggio stavolta, aggancio la gamba in alto, avanzo là sotto, vado ad allungare il fianco che è stato motore dell'azione, in questo esercizio si chiama mermaid, la sirenetta, ok, perfetto, allungo bene il fianco e
poi andiamo a sdraiarci. Dobbiamo fare il gluteo anche da questa parte, per cui stacco tutte e due le gambe da terra, le sollevo, coda di pesciolino tra i piedi, ok? Perfetto. Testa ben allineata, passaggio sotto il punto vita, gamba sotto forte, la gamba sopra inizia come su un unico piano, ok? Quindi rimaniamo perfettamente allineati con la gamba sotto. Se riusciamo a lavorare con la caviglia, vi chiedo di fare punta in salita, martello in discesa, su e giù, controllate di avere il fianco sollevato, il bustino forte, la gamba sotto forte, e prima di partire con l'esercizio ricordatevi che i piedi a papera o a coda di pesciolino fanno attivare tutti i due glutei, ok? Perché altrimenti facciamo fatica a dare un'attivazione così precisa ai nostri muscoli, quindi il bustino deve sempre lavorare, però dobbiamo far sì che possa lavorare anche anche il gluteo, ok? Anche dei muscoli accessori. Ho bloccato tutto con una mossa felina, continuate perché adesso andiamo a cercare la diagonale. Salgo e scendo. Se ce la faccio, comincio a disegnare la diagonale. Vediamo così e andiamo. E andiamo praticamente indietro, in alto e in avanti, basso, salgo e scendo, salgo, vado dietro, scendo e vado in basso, salgo e vado indietro in alto, scendo e vado in avanti in basso, salgo, dietro, scendo in avanti in basso, quindi la mia traiettoria è diventata una diagonale nello spazio che dovrebbe far attivare meglio il mio gluteo, soprattutto il gluteo della gamba più in alto. Tira sempre l'addome, inspira ed espira. Spalle basso, passaggio sotto il punto vita. Inspiro ed espiro. Cominciamo a sentire la difficoltà nel portare a termine il movimento, quindi che il movimento si riduce a una sorta di fastidio. Perfetto. Cerca di resistere sempre tenendo il bustino e cercando un buon movimento con la gamba. La gamba sotto vi ho detto che dovrebbe stare in decollo. Se siete corti la potete appoggiare. Ok, gli ultimi due, resistiamo, anzi dovrebbe essere, non ce la faccio più, ne faccio uno in più. Ok, basta, più o meno andiamo su, pari con le ripetizioni con l'altra gamba, anche se in realtà c'è un lato più forte. Talloni uniti, un lato anche in più, avete più equilibrio. Talloni uniti, panza forte, passaggio sotto il punto vita. Tutte e due le gambe salgono, lentamente spinge la gamba sotto, stesa la gamba sotto e torna, su e torna, su e torna, su e torna. Tutti e due i glutei attivi, il bustino sempre attivo, la gamba sotto comincia a sentire un po' di più l'adduttore, l'interno coscia, la gamba sopra risponde sempre sul gluteo, cominciamo a sentire anche lavorare il fianco, su e scendo, su e scendo, su e scendo, su e scendo. Ultimi due, su, scendi, l'ultimo, su, rimani qui qualche secondo, stringi bene i glutei, tira bene le punte, unisci i talloni, stendi le ginocchia, trova il passaggio sotto il punto vita, abbassa le spalle, allinea la testa e appoggia. Riposa, impiega la gamba più in alto e lascia praticamente spazio al relax. Ci giriamo sulla schiena, supini, ok? Quindi supini, sdraiati sulla schiena.
braccia lungo i fianchi, gambe piegate, ormai sapete cosa vuol dire ritrovare le formiche. Quindi sotto alla schiena facciamo qualche movimento nella zona lombare, senza usare i glutei se possibile, ma usando il più possibile il nostro bustino per trovare un piccolo passaggio sotto la schiena che risponda a un tunnel dove possono passare sulle formiche. Dopodiché indossate un mega mutandone contenitivo di talpa, stretto di una taglia rispetto alla vostra, e questo già è un esercizio. Abbasso le spalle, appoggio con le scapole, divarico le dita delle mani, le mani rimangono in appoggio e senza creare tensione nel collo e nelle spalle provo a sollevare il braccio dopo un braccio. Non stacco ancora le mani, sono giù, semplicemente stacco il braccio da un braccio, sollevo una gamba in under e anche l'altra. Ti ricordo che se ti stanchi puoi fare una pausa. Lunedì potevamo appoggiare una gamba, oggi no, quindi preferisco che vi riposiate a un certo punto. Cosa vuol dire riposarsi? Vuol dire dare spazio ai nostri muscoli di lavorare meglio, ok? Tenete una mela tra le ginocchia allineate anche, le tibie parallele al pavimento. Sono in under con due gambe sollevate, inspiro ed espiro. Il movimento che abbiamo imparato è quello di uncino, quindi vi chiedo di fare un uncino allontanando la coscia destra dall'addome, senza appoggiare a terra, e poi di ritornare e alterniamo con la sinistra. Durante la discesa, continua lentamente, dobbiamo evitare che il tunnel delle formiche diventi più alto. Durante la salita dobbiamo evitare di schiacciare le formiche. Se senti problemi alla schiena, stringi di più il bustino. Se nonostante la tensione e l'attenzione che metti nell'attivazione del bustino ti fa sentire ancora mal di schiena, fermati appoggiando prima un piede, poi l'altro a terra, andando a schiacciare le formiche. Dobbiamo buttare fuori l'aria dalla bocca quando scendiamo, dobbiamo prendere l'aria dal naso quando saliamo, scissor alternato, sono delle, ma scissor semplicemente, abbiamo ancora le ginocchia piegate, non cambiare l'angolo al ginocchio e cerca di concentrarti sulla parte più bassa del mutandone contenitivo per gestire il tunnel delle formiche. Il motore dell'azione è il mutandone, il fulcro è l'anca. Non andare a stendere le ginocchia, non avvicinare il polpaccio alla coscia, alla parte posteriore della coscia. Perfetto. Appoggiamo un piede per terra, appoggiamo anche l'altro piede e apriamo le ginocchia rana. Perfetto. Oggi finiamo con un esercizio in più che è un rotolamento. Chi ha problemi di spazio, controlli bene intorno a sé di non avere problemi. Chi ha problemi nell'appoggiare il bacino, cerchi di farlo su un tappeto morbido, su una superficie morbida. Intanto abbiamo divaricato le gambe, i piedi uniti, le ginocchia rana e le braccia aperte fuori. Finiamo in maniera un pochino più dinamica oggi. Chiudiamo le ginocchia, stendiamo le braccia. Stendete le braccia in alto, stiracchiatevi. Poi portiamo le braccia, le mani sopra le spalle. Stacchiamo la testa, stacchiamo le scapole, schiacciamo le formiche. Veniamo piano piano a sedere. Se non riesci a venire a sedere, ti aiuti con la spinta delle braccia sul pavimento. Schiena curva fino ad arrivare a sedere. Adesso dobbiamo mettere le gambe piegate, tutto frontale, i piedi uniti, le punte dei piedi uniti e le ginocchia divaricate. Ok? Questa è la posizione. Mettiamo le mani sotto le ginocchia, stacchiamo i piedi da terra e già qui a una posizione dove dobbiamo lavorare i nostri addominali. Controllate di avere sufficiente spazio dietro, dobbiamo toglierci dalla testa l'esercizio di rotolamento della ginnastica tradizionale. Immaginiamo di essere delle sedie d'ondolo con cui seduta una nonnina. La nonnina non deve essere rovesciata dalla sedia d'ondolo, deve essere collata. Per cui, un diamante nascosto nell'ombelico, rotolo dietro,
senza appoggiare la testa e poi torno subito in avanti, fuori davanti dall'ombelico, mi fermo, se è possibile senza appoggiare i piedi per terra, così lavorano gli addominali. Quindi sedia ad ombro che si sbilancia dietro, ma che torna su senza lasciare la manina che è seduta sulla sedia ad ombro. Fuori l'ombelico, scendo e salgo, rotolo dietro e rotolo su. Rotolo dietro, attenzione, quali sono gli errori? L'errore intanto continua, l'errore numero uno è spiaggiarsi, si appoggia la testa per forza, per venire su in qualche modo devo trovare uno slancio, quindi questo no, non devo mai appoggiare la testa, ma solo la punta delle scapole, poi tornare su, altro errore è proprio quello di slanciare le gambe, che non è quello che stiamo cercando, si chiama, è la preparazione a uno dei naturalmente della tecnica Pilates che si chiama open leg walker, per cui qualcosa le gambe lo faranno e se se la sentiamo infatti rotoliamo su, stendiamo la gamba destra con una V e poi rotoliamo dietro, rotoliamo su, stendiamo la gamba sinistra, rotoliamo dietro, rotoliamo su, gamba destra, rotoliamo dietro, rotoliamo su, gamba sinistra e adesso rotoliamo senza stendere le gambe, appoggiamo i piedi, rotoliamo, appoggiamo i piedi, diamo la mano a qualcuno, Richard Gere o qualcuno che vi piace per i maschietti, non so, e poi salgo sui piedi. Bella ragazza, ci sono moltissimo. Ottimo, abbiamo finito la nostra attività di oggi, bravissimi, buona serata, ci vediamo venerdì alle 18.30, internet consentendo, sempre un problema di connessione, e fatemi sapere per lo special di domenica. Buona serata a tutti. C'è ancora qualcuno su Facebook, ho spento Instagram, Instagram è sempre un pochino meno seguito, mi sa che dovrò unire le forze. Buona serata a tutti, ciao Silvia, ciao Marghe, ciao Simo, Mary, Paolo, Antonella, Stefano, Marco, wow, Licia, grazie, Patti, ciao a tutti, buona serata, guarda che bei capelli, sembra matta, ciao ciao. Ciao, 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 ciao.